doping. Tutto pronto per l'inizio di questo derby della biblioteca. Croce. Da le compagini della Dinamo Palizzi che fanno questo cerchio stile Napoli di Serie B. Dall'altra parte gli uomini di capitan Guido Cuomo, is bombs. Match che sulla carta si preannuncia favorevole ai rossi, però i verdi sono carichissimi per questo derby, non vogliono fare brutta figura, daranno tutto in campo. Stai zitto. Allora, non è... Testo fuori, ci lembra da dietro il fallo. Subito nastro. E beh, il ritorno di Sergio Napolitano che mancava qui. Fu subito il pallone dentro. Come non vedi niente? Poi ci sono tirato tirata o no? Il pallone per Nastro, Nastro le finte con l'esterno! La rete! Dai, dai! Gol di Gabriele Nastro! Una grandissima giocata, davvero bomber per lui! Vantaggio Dinamo! Fin qui decide Gabbo Nastro! Va infatti Cuomo col destro, la palla di poco sul fondo. Va Buonanno col destro, la palla sotto, riesce a porte. Calcio di punizione per carica al portiere. Comunque adesso serve Cuomo che rischia qui su Pollio. Conclude fuori Pollio, sprecando l'occasione del 2-0. E sul punteggio di 1-0 in favore di Dinamo Palizzi finisce qui la prima frazione. Una partita davvero molto tesa, poche le occasioni, le squadre non si sbilanciano. Adesso nella ripresa gli Sbobice dovranno tentare a tutti i costi una rimonta, anche se il punteggio non si è sbilanciato più di tanto. Tutto pronto per la ripresa di gara tra Dinamo Palizzi e Sbobic. Partita fino ad ora davvero molto combattuta. Vede la squadra di Sbobic in svantaggio per una rete a zero. Rete appunto di Nastro. Va Sarri col sinistro. La rete di Sarri con il mancino dalla battuta. Dunque pareggiano immediatamente gli Sbobic. Sinistro davvero velenoso di Sarmi, si insacca direttamente all'angolino, forse non può nulla Napolitano. La conclusione di Laudanno con i piedi Napolitano. La conclusione impallata. Poi il destro e la rete in diagonale siglata da Buonanno. Bellissimo il suo diagonale, non può nulla Napolitano ed è 2-1. Corner forte al centro, arriva ancora il diagonale, gol in fotocopia, quello di Xbox, ancora Buonanno, 3-1. Ce l'hai il destro allora? La rete che allunga il vantaggio. Pallone dentro Laudanno, salva tutto Napolitano, poi pallone che rimane lì, mette ordine De Vincenzo. De Vincenzo, le finte, poi Nastro apre per Pollio, pallone lungo, poi la tiene dentro. Pallone di Faiella, prende la mira, Faiella, giro, Napolitano in corner. Che specie di tua, le trattative. La punizione in mezzo. Laudanno la mette dentro e la rete. 4-1, la trova Sarni.
più lesto di tutti. Mette questo pallone. La punizione di De Vincenzo. Pallone che arriva lì. Papoleo da metri zero. La botta di Nastro. Il volo miracoloso. La conclusione della rete. Ancora Sarni. 6-1. Liberissimo Sarni. Nessuno lo marca. La danno apre per Sarni col mancino dentro. Pagliella se lo divora. Grande occasione. Capoleo poi la perde. È tutto solo Laudanno, 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 arriva anche la sua firma, mancava solo lui. All'appello è arrivato la rete di palleggio di Apuleo, palla dentro col sacco. Buonanno il contropiede, 2-1, se ne va Laudanno, 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 finisce qui Tredice Fischio, tutti a casa. Vittoria per 6-1, larghissima, dei ragazzi Degis Bomsch. MVP? Dai, il migliore in campo a prescindere. Come il migliore in campo di questo match, ho vinto da, per 6-1 da Degis Bomsch. Ah sì? Contro la Dinamo Palizzi, sei il migliore in campo, capitano, ti meriti la medaglia. Non vi bagnate pure a me, grazie. Questa vittoria larghissima, nonostante un inizio un po' in difficoltà, avete subito il gol all'inizio, però poi siete largamente venuti fuori con una vittoria straripante. All'inizio siamo un po' in morte totale, come direbbe Buonsarmi che ho qui davanti. Siamo scesi un po' con la seggia tutti quanti in campo e correvamo poco, però poi alla fine siamo un po' ripresi e segnare poi ci ha dato sempre più adrenalina, abbiamo straripato. Grande capitano. Senti capitano, per te un match particolarmente sentito, hai ritrovato tanti amici della scuola, dei tempi andati ormai che... Sì, poi tra l'altro li vedo... Bene. Li vedo costantemente in biblioteca. C'è l'importanza di questa intervista, fa capire. Potrò fare per una settimana, altrimenti avrei dovuto subire questa è la cosa, sorte avversa. La cosa più importante, la vittoria. Senti, i tre punti raggiunti oggi vi fanno salire sempre più su in classifica. Verso quali traguardi vi lancio? Nelle ultime partite abbiamo perso un po' di terreno. Posizioni. Un po' arrefuso nelle ultime partite, però fortunatamente con questi tre punti cerchiamo di arrivare tra le prime sei e fare il mini torneo, dopo che ho capito. Va bene. Una cafonata. Complimenti ragazzi, in bocca al lupo. Angelo, portati le due borracce. No, non posso. Andiamo?